Molto entusiasmo, è comunque un'esperienza da non perdere ed è veramente unica, diciamo. Meno male per questa dieta che c'è, si sta bene. Con quale sentimento, con quale umore è venuta qui all'Euca? Con tutto il cuore. Sono molto felice. È la prima volta che vedrà il Papa dal vivo? La prima volta e sto aspettando per vedere se ho la stessa emozione dell'altra volta, ma lo sto aspettando con molta armonia nel cuore. Ma lei ha incontrato anche il Papa precedente a Papa Ratzinger? Sì, ho incontrato il Papa precedente, sì. E allora ne sto pensa? Aspettando la stessa emozione. Castrignano? È la prima volta che incontrerete il Papa? No, la seconda. Abbiamo visto la prima volta a Bari, no? Con quale umore, con quale sentimento siete arrivati qui? Pieni di gioia, di entusiasmo. Veramente cantando siamo arrivate. Abbiamo lasciato i giovani al porto perché siamo un bel gruppo. Siamo venuti qui per poter pregare insieme al Papa. Quindi speriamo che vada tutto bene, che non ci siano imprevisti. Insomma, auguriamo a tutti un buon ascolto del Papa. Insomma, la preghiera del Papa è sempre molto importante. Tanta, tanta felicità di vedere il Papa per la prima volta. Per noi la prima volta. Voi piaceva di più Wojtyla oppure questo attuale Papa? Devo essere sincera, Wojtyla. Simpatia per Wojtyla. Secondo me ci piaceva meglio il prima perché è stato sempre quello dopo tanti anni, perché 20 anni. Però secondo me dopo un poco pure questo anche ci affezionerà. È la prima volta che vedete il Papa dal vivo? Sì, sì, è la prima volta. Quali emozioni vi hanno spinti a venire? La voglia di vederlo dal vivo, di sentire le nostre emozioni verso di lui. Per me è la prima volta. Presidente, quali emozioni l'hanno spinta all'Euca? Guardi, sostanzialmente stando anche vicino al gruppo scout che si è appena formato a Presiccia da poco tempo a questa parte, riconosco che la più grande idea di gruppo si traduca anche in questi eventi, no? Quindi il Papa diventa non soltanto un momento in sé religioso, ma rimane anche un momento di grande incontro per gente che diversamente non avrebbe modo di ritrovarsi. Come vi organizzate? Qual è la vostra attività a Presiccia? Facciamo servizio, siamo qui da stamattina alle 6, abbiamo praticamente messo su ogni sedia cappellino, tutto quello che avete trovato, cappellino, il libretto della messa, la bandierina, distribuiamo l'acqua per chi ne ha bisogno, per qualsiasi poi esigenza qui siamo a disposizione. Siamo della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Come vi sentite in questa giornata? Intanto ci sentiamo grati a Dio per questo evento straordinario, perché il Signore ha guardato anche questo lembo di terra del Salento. E pertanto è bello vedere l'unità di tutta la Chiesa, di tutti i fratelli qui radunati intorno a questo momento splendido, così come splende il sole a Santa Maria di Leuca, così splende la luce ancora nel cuore dell'uomo che cerca anche nelle tenebre di oggi tutto questo, cerca la vita, cerca la luce. Scusate, come vanno i lavori qui? Il formaggio pure prosciutto cotto, è abbastanza faticoso. Bene però. Sì, stiamo andando bene. I soldi entrano, i soldi? Meno male, va. I soldi entrano abbastanza, quindi sono contenti. Se venisse tutto l'anno mi parlo. Piovono dal cielo i soldi. Dal Papa, dal Vaticano vengono. Qual è il gadget più venduto, più gettonato? Sono i rosari. Rosari. E quanto costa, scusi, un rosario? Siamo sotto il caldo, però con amore veramente che arriva il nostro Papa e che ne dà gioia, speranza e forza di vederlo, incontrarlo, guardarlo. Grazie Gesù che ce ne l'hai mandato qui. E viva il Papa, guarda, con tutto il cuore. Siamo qui di Gemini, tutti. Salutiamo, alziamo le braccia! Siamo noi, siamo noi. I seguaci di Papa. 1, 2, 3, 4. Non c'è più. Non c'è più. Bravo. 1, 1, 1.
Una tifoseria davvero speciale, quella di Santa Maria di Leuca, blindatissima in questo caldo giorno di giugno, che rimarrà nella storia del nostro territorio e nella storia personale di ognuno di noi, che al di là della fede è testimone di un grande incontro di persone, di gente comune, spinte al lembo estremo del Salento da sentimenti di speranza, di gioia, oppure anche solo per esserci ad un evento che da subito si rivela potentemente mediatico. Mi hanno coinvolto, io avevo visto direttamente in televisione. Anche perché per quello che riusciremo a vedere, seguirà sicuramente meglio in televisione. Come abbiamo visto dai tanti maxi schermi posizionati sul lungomare della città, fin sul piazzale del santuario, dove Benedetto XVI, davanti a un'ondata di cappellini gialli, ha celebrato la funzione religiosa. Liturgia dedicata a Maria, stella del mare e della speranza. La Chiesa di Puglia, sostiene il Papa, possiede una grande vocazione ad essere ponte tra popoli e culture. Un abbraccio particolare ai giovani e alle comunità ecclesiali che operano nella discrezione portando frutti nel lungo periodo. Attesa, feste, canti, poi torna la calma. Il sole tramonta a Finibus Terre, i pellegrini tornano stanchi verso casa. Intanto, 100 chilometri più a nord, la città di Brindisi accende tutte le sue luci e si prepara all'evento.